Buongiorno Stefano, benvenuto al nostro caffè. Oggi Ciao Francesco, buongiorno. io vorrei parlare con te di un tema, come dire, che è molto, di un fenomeno molto diffuso, che preoccupa molto e che rappresenta un comportamento veramente molto particolare che nasconde nel 99% dei casi, direi, la presenza di un disturbo di tipo mentale. Mi sto riferendo all'autolesionismo, cioè alla tendenza che hanno gli adolescenti a procurarsi del male, da sé. E io volevo un po' parlarne con te perché mi sembra importante, come dire, che questo fenomeno così diffuso venga attenzionato e inquadrato nel modo più preciso, vista la sua diffusione. Sì, è un tema, come dici tu, di grandissima attualità, perché la situazione che abbiamo appena vissuto, quella della pandemia, ne ha determinato un aumento esponenziale. L'autolesionismo è quello che dicevi tu, cioè ragazzi che si fanno volontariamente del male, e ne esistono almeno di due tipi. Uno, suicidario, cioè ragazzi si fanno del male perché vogliono morire. Mi taglio le vene perché voglio smettere di vivere. E poi c'è una forma di autolesionismo più subdola che invece non è suicidario, un autolesionismo quindi non suicidario. E quei ragazzi si tagliano o si feriscono in vario modo, ad esempio con delle bruciature, delle scottature, delle abrasioni, e che fanno per una serie di motivi. Questo anche è interessante. I ragazzi lo fanno ad esempio per emulazione, perché copiano quello che vedono ad esempio sui social. Recentemente si è parlato molto di un video su TikTok in cui i ragazzi vengono, come dire, spinti a farsi dei segni sul viso e andare a scuola in questa maniera, no? Un po' un segno di appartenenza al gruppo, quindi l'emulazione, il senso di appartenenza, appunto, perché così fanno tutti, perché voglio provare, vedere cosa si prova. Però non c'è dubbio che una buona fetta di ragazzi che fanno autolesionismo lo fa perché ha un disturbo mentale. I nostri dati, dati Bambino Gesù, su oltre 700 casi, l'82% ha un disturbo dell'umore. Quindi è una percentuale molto alta, 8 casi su 10 hanno un disturbo dell'umore. Quindi è qualcosa che potremmo identificare anche prima che compaiano manifestazioni autolesive. Questo è il senso del mio argomentare. È interessante anche notare che è una pratica diffusissima. In Italia almeno il 20% dei ragazzi dichiara di farlo saltuariamente, ma se noi guardiamo questo fenomeno all'interno delle popolazioni cliniche, cioè, tra i ragazzi che hanno un disturbo mentale, che sono seguiti nella psichiatria infantile, la percentuale sale al 50%, molto alta. Ci sono paesi, addirittura Nord Europa soprattutto, che superano quota 38-40%, quindi davvero diffusissimo. È un fenomeno tipico dei più giovani, cioè sono soprattutto i giovani adolescenti, 13-14 anni, quindi parliamo fine scuole medie, inizio superiori, perché poi tende spontaneamente a ridursi col tempo, con la crescita tende comunque spontaneamente a ridursi. Perché ne parliamo così tanto? Perché l'autolesionismo è il primo fattore di rischio, l'autolesionismo non suicidario ovviamente, è il primo fattore di rischio per il suicidio. Non tutti quelli che si suicidano hanno una storia di autolesionismo. Scusami, è il contrario. Non tutti quelli che fanno autolesionismo si suicidano, ma gran parte di quelli che tentano il suicidio hanno una storia di autolesionismo. Quindi intercettare ragazzi che si fanno del male è molto importante. E questo sorprende perché sembra una cosa scontata, ma molti genitori non si accorgono che il proprio figlio 14enne, 15enne, si taglia, si fa del male. Spesso sono ragazzi che indossano maglie a maniche lunghe anche d'estate, anche quando vanno al mare, tendono cioè a nascondere le superfici del corpo che sono state appunto contrassegnate dal loro taglio. Io ho detto ragazzi, ma in realtà questo è un fenomeno prevalentemente femminile, Ecco, molto più diffuso tra le ragazze. io ho due domande a questo proposito.
Hai fatto bene a citare le donne perché la prima domanda è perché più le ragazze? Ma la seconda domanda, che è un po' strettamente collegata, è che si legge, come dire, anche in letteratura, anche sui giornali, che questo fenomeno a livello mondiale sta preoccupando come una specie di epidemia. È un fenomeno, passami il termine, nuovo? Oppure è un fenomeno che esisteva anche in passato, ma era più sommerso? Cioè, è un comportamento che è esploso al di là della pandemia negli ultimi anni? Oppure è qualcosa che c'era già e semplicemente adesso ce ne accorgiamo di più? Quindi, le donne e se il fenomeno è antico? Allora, intanto le ragazze, c'è una vecchia classificazione in psichiatria che tu ricorderai, si diceva malattie internalizzanti, malattie esternalizzanti, un termine che insomma ormai è piuttosto superato, però diciamo malattie internalizzanti vengono considerate soprattutto l'ansia e la depressione e sono tipicamente femminili. Questo ha a che fare con la struttura fisica, ad esempio il rapporto con gli ormoni, certamente un rapporto ben stabilito da tempo, ma anche la risposta allo stress. Anche modelli animali ci sottolineano come il genere femminile risponde allo stress con attività, con comportamenti che vanno verso i disturbi dell'umore, la depressione, che abbiamo detto essere la base almeno dell'82% dei casi di autolesionismo. Mentre i ragazzi reagiscono prevalentemente con attività esternalizzanti, quindi con aggressività, ad esempio non autodiretta, no, internalizzanti questo vuol dire, no? Cioè diretta verso il proprio corpo, ma diretta all'esterno. Quindi le ragazze prevalentemente per questo motivo usano il corpo maggiormente come bersaglio del loro disturbo, pensa ad esempio all'anoressia. No, che è in qualche modo un disturbo che ha a che fare anche con l'autolesionismo, perché ci si provoca un danno, ecco, magari in maniera più indiretta. È un fenomeno nuovo? Beh, in queste proporzioni sì. Devo dire che in queste percentuali è assolutamente un fenomeno recente, non nuovo, ma è un fenomeno recente. I dati che ti citavo del 20% in Italia e del 38% in Francia e Nord Europa risalgono al 2004-2005, quindi è già di qualche tempo. Con la pandemia sono raddoppiati i casi, eh? Quindi voglio dire, la pandemia è stato un periodo che ha fatto da detonatore rispetto a una serie di situazioni, anche questo. Perché? Perché è stato un periodo di forte stress, ancora una volta. Lo stress è legato alla scuola chiusa, alla mancanza di relazioni, mancanza di attività fisica perché hanno chiuso tutte le palestre, ma anche la paura di ammalarsi, la paura di far ammalare i propri cari, i nonni, no? Magari conviventi. Periodi di forte stress accentuano notevolmente questo tipo di attività. C'è una buona notizia? Sì, perché sono aumentati moltissimo gli episodi di autolesionismo, come ti dicevo, ma non i suicidi. Quindi l'ideazione suicidaria è aumentata, i tentativi di suicidio sono aumentati, poi se vuoi entriamo nello specifico. Mentre però i suicidi realizzati, per fortuna, non sono aumentati. Quindi la buona notizia è che sono forme che comunque, per quanto gravi, ci danno ancora la possibilità di intervenire. Ecco, come ultima domanda, io volevo però tornare un attimo al tema dell'accorgersene, perché mi sembra un tema centrale. Cioè, assodato che il fenomeno è diffuso, assodato che sta diventando un fenomeno sempre più diffuso, tu sottolineavi il fatto che i genitori non se ne accorgono, o se ne accorgono non subito. Ecco, anche in questo caso, la domanda è duplice. Un intervento precoce può essere sicuramente d'aiuto, ma che cosa, come sempre succede in medicina, ovviamente, ma che cosa si può dire ai genitori, ai caregiver, per, come dire, alzare le antenne rispetto a questo problema, per, come dire, dare loro degli strumenti, come dire, per far meglio il loro mestiere? Mettiamolo in questi termini, perché è quello poi il mestiere del genitore, accorgersi dei problemi, tra le altre Certo. cose, no?
Guarda, se non fosse troppo semplicistico, me la caverei dicendoti bisogna starci con i figli, bisogna essere presenti, bisogna condividere il tempo. Una volta la mia generazione diceva non importa quanto tempo siamo con i figli, l'importante è che sia tempo di qualità. Non è vero. È importante che noi passiamo del tempo, molto tempo, ai nostri figli e lo passiamo molto tempo di qualità con i nostri figli. I nostri figli hanno bisogno di noi. Hanno bisogno anche che li scopriamo quando fanno qualcosa di sbagliato, perché loro tentano di violare le norme e hanno bisogno di qualcuno, di un'autorità. Per questo i genitori non possono essere i migliori amici dei propri figli, ma sono l'autorità, che non ha necessariamente un'accezione negativa, ovviamente no, non vuol dire essere dei despoti, ma un'autorità rispetto ai quali i figli devono entrare in contatto. Bisogna esserci, guardarli, condividere il tempo con loro, avere delle confidenze con loro, che non vuol dire essere amici, ma vuol dire essere in grado di ascoltarli e non soltanto di parlare. Ormai i genitori, quando stanno con i figli, per lo più dicono non fare questo, non fare quello, fai quest'altro. Non hanno, raramente hanno disponibilità di tempo per stare loro zitti e lasciare che i figli parlino. E magari gli ci vuole un po' prima di parlare, quindi i tempi di silenzio possono essere anche molto lunghi. Una relazione si costruisce condividendo del tempo. Ma poi parlare di caregiver. I medici di famiglia e i pediatri dovrebbero spogliarli quando visitano un ragazzino. Questo sarebbe, no? Sorrido perché se ci ascolta qualche pediatra, qualche medico di famiglia, salterà sulla sedia. Ovviamente non voglio essere offensivo, però spesso ho l'impressione che i controlli di salute siano dei controlli che si risolvono in una raccolta anamnestica, che l'esame obiettivo passa in secondo piano. Bisogna spogliarli e bisogna visitarli, bisogna guardarli con attenzione. Ecco, concludendo, io credo che questo tema dell'autolesionismo sia un'ulteriore dimostrazione di come, dicevi tu, in realtà, mi sembra, mi viene voglia di dire che sono la cosa da portare a casa, no? L'hai detto tu. Cioè, in realtà, bisogna dirla con chiarezza, fare il genitore non è facile ed è un lavoro su cui bisogna un attimo investire, se non vogliamo avere dei rischi successivi. Perché ogni volta che io parlo con te del tema del rapporto con i bambini, tu sottolinei l'attenzione, la diagnosi precoce, così, che passa tendenzialmente attraverso la famiglia, cioè è inutile girarci. Quindi diciamo che non è vero che i figli crescono come i cavoli, e questo credo che sia una cosa che forse quando si fanno i figli bisognerebbe ricordarsi. Non sei d'accordo? Assolutamente sì, i genitori sono raramente la causa ultima di un disturbo mentale, no? Non è loro la colpa se un figlio diventa, se una figlia diventa anoressica, ma i genitori possono essere parte della soluzione al problema, cioè possono essere l'elemento che facilita il dialogo, possono essere l'elemento che si adatta di più al cambiamento per accogliere la sofferenza del figlio. O viceversa, possono essere elemento che rigidisce una relazione, che quindi esaspera alcuni comportamenti. E poi, ripeto, non dimentichiamoci che un adolescente è stato un bambino, cioè c'è una storia che porta a essere un adolescente. Quindi, se noi ad esempio, educhiamo un bambino a una disponibilità di un incontro con l'altro, per dire, a costruire relazioni positive, a un uso responsabile degli strumenti elettronici, e così via, a essere gentile, diventerà un adolescente probabilmente in cui tutto questo sarà più facile farlo passare. In altre parole, se noi educhiamo i nostri bambini a essere autonomi, quindi insegniamo a loro a fare da soli, come avrebbe detto la Montessori, noi avremo degli adolescenti più responsabili. Se noi ci sostituiamo, anticipiamo i bisogni dei nostri figli, dormono con noi finché non hanno 10 anni, li imbocchiamo fino a 20, gli risolviamo ogni problema, la maestra li sgrida e picchiamo la maestra piuttosto che cercare di capire che cosa ha fatto nostro figlio. Allora li facciamo crescere in modo assolutamente deresponsabilizzato e saranno adulti incapaci di prendere decisioni e gestire il loro tempo. La famiglia è fondamentale come agenzia educativa e l'altra fondamentale agenzia è la scuola, non dimentichiamolo. Oggi probabilmente uno dei motivi per cui osserviamo
a questa esplosione di disturbi mentali in età evolutiva è perché queste due agenzie educative, scuola e famiglia, vivono un periodo di grandissima crisi, di grandissima difficoltà, in termini di valori condivisi, di risorse a cui, che vengono destinate, e quindi questa sofferenza si riflette sull'anello più debole che è della catena, che sono appunto i ragazzi. Vedi, mi fa piacere che tu abbia detto queste parole, Stefano, perché in realtà lo scopo di questi nostri video, no, di questa nostra serie Caffè Psichiatria è proprio quello che hai detto. Cioè, noi proviamo a sollecitare l'attenzione su queste tematiche. E credo che di tornarci come facciamo, perché continuiamo a tornare su questi temi, sia fondamentale. Parlo dell'attenzione, mi riferisco all'attenzione e alla prevenzione primaria. E credo che questo scopo noi dobbiamo averlo come mission, come medici e come operatori di salute mentale. E stiamo provando a farlo, dai. Grazie. Grazie a te, grazie per il lavoro che fai.